l'eredità. Quel che è successo nell'ultima puntata ha creato un vero e proprio sgomento. Gabriele, il concorrente, sembrava forte, fortissimo. Eppure, poi, lui, giovane liceale, è caduto proprio su un argomento che a scuola, alla sua età, è una costante. I verbi. E pensare che quando sono partite le domande sui verbi, il pubblico ha pensato che il ragazzo sarebbe stato avvantaggiato. E invece zero. Non solo non è stato avvantaggiato da quelle domande, ma proprio non ne ha detta giusta neanche una. Pubblico allibito. Il ragazzo doveva trasformare l'infinito del verbo detto dal conduttore Flavio Insinna nella prima persona singolare del passato remoto. Il verbo nuocere, per primo, lo ha messo in difficoltà? Secondo il concorrente, infatti, il passato remoto di nuocere sarebbe nocei, ma non è finita. Mentre questo scempio si consumava in diretta, la povera professoressa di Gabriele si sarà messa le mani nei capelli. Ma non è tutto, le domande a seguire non hanno migliorato la condizione già critica di Gabriele che, uno dopo l'altro, ha ucciso i verbi tendere, il cui passato remoto, secondo lui, sarebbe tendere, e crescere che, al passato remoto, sempre secondo Gabriele, diventerebbe cressi. In studio è calato il silenzio più totale, e anche Insinna era in evidente imbarazzo. Però ha fatto una battuta per smorzare la tensione e ha detto ciò che tutti stavano pensando. Chissà i tuoi professori, quando tornerai a scuola. Beh, non si può dire che abbia fatto una bella figura, no. Tutto questo avviene mentre Flavio Insinna inizia a sudare freddo per ciò che accade sulle reti avversarie. Si parla dello sciare, naturalmente, che è sempre un tema caldo e delicato. In particolare si parla dello sciare di sabato 8 dicembre. Non è andata male, per carità. Ma neanche benissimo. Punto l'eredità ha raccolto il 16,9% nella prima parte di trasmissione, e il 21,3% nella seconda. E, proprio come fatto in precedenza con Caduta Libera, Gerry Scotti giorno dopo giorno riduce le distanze. Sabato, su Canale 5. Teul ha ottenuto il 16,5% di share nella prima parte e il 19,6% nella seconda. Quindi, beh, dopo la differenza abissale dell'inizio, ormai i due share sono più o meno sullo stesso livello. E Insinna, giustamente, trema?